Allora, mi sento un po' appesantito. Ma sei andato un'altra volta a cena fuori? Sì, vabbè, ma il problema è pure che non mi muovo. Vabbè, perché non ti scendi in palestra? Sì, vabbè, oggi sto a Roma, a giovedì e venerdì sono al cliente a Milano. Per fine settimana sto a Torino alla mia socia, ma mi posso fare tre abbonamenti? Scarica l'app Fit Prime. E che è sto Fit Prime? Guarda, io già la uso e con un'unica iscrizione vado in più di 500 palestre in tutta Italia. Sì, però mo mi devo rifare un altro abbonamento annuale. No, ma quale annuale? Con Fit Prime puoi scegliere tra pacchetti di ingressi o un mensile che ti permette di entrare in tutte le palestre. Salve a tutti, sono Matteo Musa, CEO e co-founder di Fit Prime, il marketplace leader in Italia per il mondo del fitness. Sempre di più le persone vogliono fare sport, fitness, wellness senza avere vincoli. Vincoli legati alla location, devo scegliere una struttura vicino casa o una vicino all'ufficio, a Roma o a Milano se mi sposto per lavoro. Vincoli legati al tempo, per avere un pricing vantaggioso ma li devo sottoscrivere un abbonamento di tipo annuale o semestrale e spesso non li sfruttiamo. Oppure vincoli legati alle attività, se voglio fare yoga in un centro specializzato devo rinunciare magari a poter nuotare, se voglio fare crossfit non posso fare pesi. Fit Prime va a risolvere tutti questi problemi e lo facciamo attraverso una rete di centri sportivi indipendenti diffusi su tutto il territorio nazionale, su 39 città nel numero di 500 e crescono di circa 100 unità ogni mese attualmente, e dando ai nostri utenti la possibilità di acquistare o degli ingressi giornalieri e pacchetti d'ingresso utilizzabili su un solo centro sportivo, prodotto perfetto per chi si vuole allenare non assiduamente, oppure un abbonamento in formula mensile che permette l'accesso in tantissimi centri sportivi diversi, sia per chi vuole scoprire nuove attività e nuovi centri oppure per chi non si vuole vincolare con un annuale. Il nostro mercato di riferimento è il mercato del fitness, molto grande in Italia, 4 milioni di abbonati, circa 3 miliardi e mezzo di fatturato, ma ci sono 16 milioni di persone che hanno avuto un abbonamento negli ultimi 2 anni e ad oggi non lo hanno più, probabilmente perché non c'è un prodotto come Fit Prime sul mercato. Il nostro competitor di riferimento è PSU Gym, startup che opera in UK, mercato simile a quello italiano e che ha un fatturato annuo dopo 7 anni di 40 milioni di sterline. Il nostro modello di revenue è molto semplice, riconosciamo un gettone di presenza per ogni check-in che generiamo nei nostri centri sportivi e guadagniamo circa il 40-45% da ogni singolo prodotto venduto. Ci dai qualche numero di quanti ingressi, quanti abbonamenti, quanti... Allora, avete fatto l'anno scorso, che numero pensi di fare quest'anno? Ok, allora attualmente Fit Prime ha circa 600 abbonati attivi che si allenano quotidianamente con la nostra applicazione, con una media di 8 check-in a testa mensilmente. Questo si tramuta in circa 30.000 euro al mese di fatturato per Fit Prime con soli 4.000 euro di marketing investiti. E il nostro obiettivo per il 2018 è di arrivare a circa 1.600 abbonati attivi con 700.000 euro di fatturato annuo. Come fai a non cannibalizzare il prodotto, diciamo, prendendo a giornata della palestra che invece cerca di vendere l'abbonamento? Il nostro target non è il vero appassionato di fitness, quindi non è quella persona che si allena assiduamente, magari anche 3-4 volte a settimana, e quindi è propensa a fare un abbonamento di tipo annuale. Il nostro target è il cliente medio, per fortuna, quindi la stragrande maggioranza delle persone che la maggior parte delle volte, facendo appunto un abbonamento di lunga scadenza, lo sfruttano poco, e con Fit Prime trovano una soluzione che ti fa sottoscrivere un piano di allenamento in soli 30 secondi, in due tap, ti fa confrontare velocemente le strutture vicino a te in quel momento, e quindi in quel caso vai ad acquistare su Fit Prime, non acquisti nel centro sportivo. Sempre sul target, il gap che vai a colmare è quello della del commuter, della persona che cambia città, come nell'esempio che abbiamo visto, o quello della persona che vuole svolgere diverse attività, lo yoga, i pesi e una terza attività? Soprattutto il discorso di attività e di avere sì due strutture, ma non in città differenti, magari all'interno della stessa città, in zone differenti della città, oppure perché in una struttura va un mio amico e in un'altra struttura va la mia ragazza. Oppure perché dicevamo prima, no? Da una parte trovo la piscina ma non trovo lo yoga, dall'altra parte trovo lo yoga. Per fortuna il target è quello e anche il più grande, perché poi il target dei viaggiatori è molto ristretto. Come risolvi il problema dei certificati medici?
Allora, noi non abbiamo bisogno di certificato medico, perché ogni volta che un utente va in un centro sportivo senza l'utilizzo di Fit Prime e fa un ingresso giornaliero, firma uno scarico di responsabilità. Abbiamo integrato questo scarico di responsabilità all'interno di Fit Prime, quindi ogni volta che viene generato un check-in, l'utente accetta i nostri termini di utilizzo e condizioni dell'applicazione e al cui interno è presente uno scarico di responsabilità. Il tuo pricing rispetto a quello di una palestra normale com'è? È più Noi siamo caro? Assolutamente in linea. Il pricing, prendiamo l'annuale del centro sportivo, lo dividiamo per 12, quindi l'utente è come se pagasse, non so, al mese 50 euro, ma si deve vincolare per 12 mesi. Prendiamo quel singolo mese, lo maggioriamo circa del 10%, poco in più, e quello è il prezzo di vendita su Fit Prime. L'utente quindi, spendendo veramente poco in più, ha accesso a un mondo che è enorme e magari non allenandosi ad agosto non lo paga. Magari paga metà mese, ti costa meno dell'annuale. Che percentuale dei tuoi clienti rinnova l'abbonamento mensile? Allora, la vita media all'interno di Fit Prime è circa 4 mesi e mezzo e fatalità, l'utente medio che si allena in un centro sportivo pur pagandone 12 utilizza l'abbonamento poi effettivamente per 4-5 mesi. Su Fit Prime stiamo replicando la stessa cosa. E la cosa positiva è che il nostro costo d'acquisizione è piuttosto basso, già con il primo mese quasi ripaghiamo il nostro costo d'acquisizione e il resto è margine. Qual è la sfida più grande che avete davanti adesso? La sfida più grande di questi mesi è arrivare a circa, il nostro obiettivo più a breve termine è arrivare a 1000 centri prima dell'estate, dove poi apriremo in serie 6, e l'obiettivo parlando di centri sportivi è arrivare a una capillarità su tutto il territorio nazionale in maniera molto sostanziale di circa 2200 strutture. Quello è il primo grande traguardo, perché sappiamo che più allarghiamo l'offerta e più dalla parte dell'utente abbiamo una risposta positiva, i nostri costi di acquisizione si abbassano e i KPI vanno sempre meglio. Come si è messo sulla qualità dei centri sportivi? Cioè i posti top, non so, Virgin Active, non so cosa ci sia a Milano? Cioè sono tuoi, diciamo, su convenzionati? Allora, no. Di grandi catene l'unica italiana veramente, no, che ha un nome è Virgin Active, che attualmente non collabora con Fit Prime, ma abbiamo anche centri sportivi di altissimo livello. Su Milano abbiamo Get Fit Club, che sta in Piazza Falcone, oppure abbiamo Roma il Saria Sport Village, che è uno dei più grandi centri sportivi d'Europa, e altri grandi circoli. Riusciamo ad accogliere tutto, dalla catena low cost al top club più esclusivo. C'è un piano di espansione internazionale o vuoi rimanere in Italia per i prossimi anni? Per il prossimo anno sicuramente rimarremo in Italia. Se riusciremo a fare poi un successivo round sostanzioso dopo il Serie 6 che vogliamo fare in primavera, il pensiero di andare all'estero sicuramente c'è, anche perché il mercato europeo è piuttosto vergine da questo punto di vista. E tolto, come diciamo prima, il UK, dove c'è questo grande player, nel resto d'Europa non ci sono grandi player che stanno facendo bene, soprattutto sul B2C, che è il nostro canale principale di acquisizione. Quali sono dei numeri di clienti su cui ha senso ragionare sugli economics, di quanto rendono e di quanto costano? Perché okay, con 600 clienti è una base statistica molto piccola, okay, una cosa così avrà senso quando ce ne avrai centinaia di migliaia. Infatti, quando raggiungi il momento in cui quello che misuri ha un senso? Guarda, parlando per esempio di numeri, come diciamo poco fa nel caso di PSU Gym, loro con 60.000 abbonati attivi, e che non sono poi tantissimissimi, fatturano 40 milioni di sterline. Nel nostro caso già arrivare a 1.500-1.600 abbonati attivi ci farebbe fatturare 1 milione di euro l'anno. Com'è oggi il vostro team e come ti aspetti che sia a fine dell'anno? Ok, allora attualmente siamo 12 persone nel team. È un prodotto che non ha bisogno di tantissime persone in più, lato perché di queste 12, 6 sono deputate all'acquisizione dei centri sportivi, ma una volta che arriveremo al tetto che ci siamo prefissati, quelle persone si occuperanno più della gestione del portafoglio più che di fare engagement su nuove strutture. Per la parte invece più operativa implementeremo un paio di persone sul customer care, perché è un prodotto che ha bisogno di un'assistenza verso il cliente quasi veramente 24 ore su 24, e due nuove figure sul marketing. Se guardiamo il mercato inglese, che comunque è molto più importante che sì, quello italiano, loro fanno una quarantina di milioni di fatturato, vuol dire che tu con una decina già hai penetrato molto bene il mercato italiano, dopo andare più avanti con una crescita forte è difficile. Quindi che servizi, altri servizi aggiunti puoi fare nel futuro al di là della tua app da oggi? E
se posso fare una piccola precisazione sulla differenza mercato italiano e quello in UK, è vero che è un mercato leggermente più grande, ma è un mercato molto più competitivo. E per farti un paio di nomi, c'è una catena in Inghilterra, si chiama Pure Gym, con un solo abbonamento ti fa entrare in 180 centri sportivi, di cui 80 sono solamente a Londra, a 20 sterline. Quindi quello a tutti gli effetti diventa un competitor diretto di PSU Gym. In Italia non c'è nulla di tutto questo, è un mercato molto frastagliato e quindi dal mio punto di vista è sì un mercato più piccolo ma è molto meno competitivo, quindi non andiamo a fare 10 milioni ma probabilmente anche il doppio. Per quanto riguarda poi le altre forme di revenue che si possono fare, da una parte ci sono le revenue che si possono fare direttamente sul centro sportivo, stiamo già elaborando un sistema di extranet simile a Booking che permette al centro sportivo di indirizzare le sue strategie di marketing, perché siamo l'unico canale che ti permette di conoscere quello che succede intorno a te, chi sono i tuoi clienti, che tipo di clienti ricevi, la tua zona della città che tipo di clienti ha e cosa che i gestionali diretti non fanno. Dall'altra parte poi abbiamo il mercato verso il cliente finale con una miriade di servizi di upselling che si possono fare sopra legati al mondo del fitness, che è davvero enorme. Qual è il tuo background? Ho due lauree nel mondo del fitness, scienze motorie e scienze tecniche dello sport. Ho preso una terza laurea, sono diventato biologo nutrizionista e ho diretto per 5 anni tutta l'offerta sportiva del più grande circo d'Europa che si trova a Roma. Quindi non vengo dal mondo del digital, ma più dal mondo del fitness e wellness. So quanto vuoi raccogliere e a cosa ti serve? Allora, il prossimo round andiamo a fare da 1 milione a 1,5 milioni circa, che ci permette di arrivare a queste famose 2000 strutture che dicevamo prima e di arrivare circa a 3 milioni di fatturato l'anno. Dopo, che ti serve per finanziare il team? Perché tu non hai costi, diciamo, principalmente di marketing, lo utilizziamo principalmente per il marketing, perché ad oggi la nostra spesa principale la stiamo deputando all'acquisizione dei centri sportivi. Lato marketing, come ho detto poco fa, investiamo solamente 4.000 euro al mese, che per un prodotto B2C come il nostro non sono assolutamente nulla. Quant'è il costo di acquisizione cliente? Un costo di acquisizione cliente sono 26 euro per un cliente pagante, il suo lifetime value è di circa 150 euro, al netto ci rimane 3 volte tanto il suo costo d'acquisizione. Perché attualmente non investi di più? Perché non c'hai... Non ho cassa. Principalmente il problema è quello, perché se ad oggi investo sul lato centri sportivi 12.000 euro, il lifetime value dell'utente è spalmato su diversi mesi, perché alcuni utenti mi pagano 2 mesi, poi si ripresentano dopo 3. Quindi io quel ritorno non ce l'avrò ad oggi, ma magari ce l'ho in estate. Avendo in cassa 250.000 euro, 200.000 euro, non posso giocare troppo su questi numeri. Ci racconti il processo di acquisizione della palestra? Ok, allora il processo di acquisizione lo dividiamo in due modi. Da una parte c'è la parte diretta di telemarketing, quindi il nostro reparto comincia a chiamare il centro, cerca di raggiungere il proprietario. Dall'altra parte prendiamo lead tramite le strategie di growth hacking classiche e tramite delle campagne anche B2B su Facebook. Quindi andiamo a prendere dei lead molto caldi che poi vengono sempre convertiti tramite telefono. Ormai non ci spostiamo più perché siamo un brand che ci conoscono un pochino e chiudiamo con molta più facilità i centri sportivi. Infatti un centro sportivo ad oggi ci costa solamente 130 euro. Se investissimo 100.000 euro, 150.000 euro su quella parte, arriveremo ai famosi 2.000 centri che abbiamo detto poco fa. Per questo poi il round sarà deputato principalmente al marketing, perché la parte centri sportivi ci serve poche risorse. Gestite anche i corsi con prenotazione o è troppo complesso? Allora, in quel caso i nostri utenti, quando acquistano un abbonamento, un piano per un centro sportivo, hanno accesso a tutta l'offerta del centro sportivo. Un utente può partecipare anche ai corsi a prenotazione. La prenotazione poi deve essere fatta, come nella maggior parte dei centri sportivi, tramite telefono. Quindi vicino a lezione spunta il numero del telefono e puoi chiamare direttamente la reception. Non abbiamo modo di fare una prenotazione tramite app ad oggi perché non c'è un gestionale leader in Italia, ce ne sono molti che sono indipendenti, quindi avere l'API con tutti sarebbe impossibile. E da una parte è anche un bene, perché questo fa in modo che grandi player che sono per esempio negli Stati Uniti non possono venire facilmente nel nostro paese per questo motivo qua. Ma perché non avrebbe senso costruire un vostro gestionale per tenere ancora più fidelizzate le strutture? Guarda, il mercato non è grandissimo su quell'aspetto, è un mercato che secondo me può muovere 1 milione, 1,5 milioni nel nostro paese, non vale tantissimo la pena. Quello che stiamo facendo appunto è questo extranet legato alle informazioni dei potenziali clienti, che non lo può fare nessuno, possiamo fare solamente noi, e li vogliamo tenere legati con quel sistema lì. Aspetta, scusami, ma la dimensione quindi è cappata da questa dimensione di 4.000 massimo, visto che il benchmark è quello inglese? 4.000? Cioè le palestre, dicono. Guarda, le strutture in Italia che hanno un'offerta fitness sono circa 8.000. Noi abbiamo stimato che con circa 2.200-2.500 abbiamo una copertura sul programma, sì, assolutamente. Quindi è arrivato lì? Eh?
Io quindi arrivato lì e noi le revenue le facciamo dagli utenti quanti finali. Sono iscritti, quindi principalmente quello è il nostro obiettivo. Iscritti in Italia a una palestra? Gli iscritti, l'hai già detto. 4 milioni di persone sono iscritte nei centri fitness. Se tu facessi, non so, 100.000 già saresti. 100.000 per noi sarebbero 50 milioni di fatturato. Il più grande in Italia che è Virgin Active, quanti iscritti ha? Quanti iscritti ha? Loro hanno circa 27 centri, possiamo fare una media di 1.000 abbonati a centri, siamo intorno ai 27.000-30.000. Potresti diventare il più grande palestra virtuale italiana? Assolutamente sì. Sì. Bene, mi sembra che sia stato molto esauriente, conciso, preciso, siamo lontani una volta tanto. Grazie mille, complimenti. Vi ringrazio. Grazie.